Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione della gara Sirsusa Vim Perugia Rana Verona in programma domenica al Pala Barton alle ore 16. Grazie coach Stoicev per intervenire oggi. Come sempre ti chiedo di partire con un'analisi insomma della partita che ci attende e di presentarci l'avversario. Grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio anch'io. La partita contro Perugia rappresenta per noi, tra virgolette, una partita abbastanza facile, in senso che la qualità di questa squadra è indiscutibile. Loro in battuta di squadra forse hanno la miglior battuta in questo campionato. Hanno tanti battitori forti che impediscono a altre squadre da solito di giocare bene. In attacco, soprattutto in cambio palla, hanno 45% di efficienza. In ricezione, sulla battuta float, sono molto molto forti. Qual è il salto? Lo stesso sono forse, adesso non li ho confrontati proprio nelle ultime partite, ma una delle squadre più forti in ricezione. Partendo di questi fondamentali è molto difficile a giocare contro Perugia. Loro hanno perso, secondo me, alcune partite questa stagione solo quando non erano concentrati e il loro gioco di squadra non corrispondeva alle possibilità individuali che hanno. Ma giocatori con esperienze internazionali come Semenyuk, Gianelli, Solé, Colacci, Plotnitsky, Flavio, sono con un bagaglio tecnico ma anche con una esperienza così importante, per non dimenticare assolutamente Russo, scusate, che possono in maniera individuale di risolvere tante situazioni. Per questo ho detto che per noi la partita è facile, perché noi dobbiamo giocare liberi di testa a fare la nostra miglior pallavolo, ovviamente impegnandosi tanto in campo per cercare di tenerli più lungo possibile in campo, e se si presenta un'opportunità, che lo sport è bello per quello, perché a volte succedono le cose anche strane, a saper approfittare tutte le possibilità. Noi veniamo di un periodo di lavoro che ci ha fatto migliorare in tante cose, che però non mi illudo, il livello di Perugia è superiore. A livello statistico, è solo una cosa statistica, Perugia è l'unica squadra che non hai mai battuto con Verona. C'è secondo te una ragione, ha delle caratteristiche, oltre ad essere fortissima ovviamente, particolari, per cui non è mai riuscita questa impresa? Sono forti, questa è la loro caratteristica. La stagione scorsa, se vi ricordate, hanno vinto la regular season praticamente, noi non li abbiamo battuti, nessuno non li ha battuti. È ovvio che una squadra con tanti giocatori, detto tutto questo, non ho detto neanche una parola di Leon, che non dimentichiamoci che loro c'erano anche Leon, che questa stagione gioca poco per vari infortuni, però anche adesso quando gioca poco entra e risolve alcune situazioni solo in battuta. Non li abbiamo battuti perché sono più forti, non per altro motivo. Lo dimostrano da anni, insomma. Poi quando si inciampano e non vincono alla fine, questi sono altri problemi. Però è ovvio che adesso, soprattutto in questa fase della stagione, dopo una sconfitta contro Piacenza, loro sono sicuro che entreranno in campo molto, molto concentrati. E adesso hai due opposti a disposizione, sia Min che Keita. È una curiosità, a parte chi ovviamente sta meglio ed è più in forma, ma in base a cosa scegli chi far giocare, in base a quali caratteristiche tecniche o quello che vuoi vedere? I due nostri opposti hanno caratteristiche diverse. Uno gioca più spinto, l'altro gioca più morbido, uno ha un tipo di battuta, l'altro ha un altro, uno ha un tipo di muro e difesa, sono diversi. E questo è anche bello, perché così
a seconda dell'avversario oppure la giornata che ha uno di loro, può entrare a cambiare la partita. Questo è successo già in varie partite e mi dà una scelta che prima non avevo. Per un periodo molto lungo non avevamo nessuna scelta di cambio. Adesso nel ruolo di opposto siamo coperti molto meglio rispetto a prima e a seconda delle caratteristiche anche del palleggiatore, della nostra ricezione, dell'avversario, possiamo scegliere con chi a giocare e faremo così contro Perugia. So che parli sempre una partita alla volta, ovviamente, però sappiamo che dopo due giorni c'è Piacenza subito qua in casa. Questo induce a fare qualche, magari, non so, pensiero sulla formazione in modo da gestire un po' i ragazzi oppure no? A gestire i ragazzi no, formazione no, dipende come si sviluppa la partita con Perugia, solo da questo dipende, ma non nella luce della prossima partita, perché io non so mai cosa succederà la prossima partita, non so neanche questa attuale cosa succederà. E a fare i calcoli, secondo me, tanti calcoli per il futuro nella vita io non li faccio, preferisco di pensare a quello che possiamo prendere. Se a noi si presenta una possibilità di vincere un set, noi dobbiamo vincerlo, se si presenta di vincere due set o la partita, dobbiamo cercare a fare di tutto, poi dopo vediamo la prossima. Grazie. Buongiorno coach, hai detto Perugia fortissima, ha perso quelle poche partite che ha perso perché magari non era concentrata al 100%, è tutta qui la partita, direi di no, è nel senso che Verona va là per fare la sua partita, l'hai appena detto, e la mia domanda è, Verona è pronta di testa, di fisico, di gioco per fare il risultato a sorpresa? Io sono uno che mi fido molto dei numeri, mi fido molto di analisi, molto meno di fattori esterni o del fattore emozionale piuttosto che psicologico, perché un atleta gioca bene come funzione di come ha lavorato. Non mi aspetto i miracoli che uno dall'improvviso fa in partita le cose che non abbiamo mai allenato, che non è stato in grado di fare. Per cui le analisi che facciamo come staff da solito sono basati a tutta la storia di queste due squadre, le ultime 8 partite, le ultime 12 partite, tutta la stagione. Quindi questo mi fa pensare, i numeri obiettivi mi fa pensare che Perugia in questo momento, questa stagione è più forte di noi. Poi cosa succede in una partita io non lo so, perché lo sport è bello anche per quello, perché ci sono infortuni, ci sono le giornate no, ci sono tante cose che possono essere variabili. Quindi io sempre quello che cerco di insegnare ai nostri atleti è che una partita finisce dopo l'ultimo fischio dell'arbitro, nonostante che sono consapevole che Perugia è più forte. Ma io non vado in una partita, non esco in una partita da sconfitto solo perché l'altra squadra è più forte. E questa è la filosofia della nostra società e della nostra squadra. Cercheremo di spiegare ai ragazzi che devono lottare per ogni singolo punto. Quando questo succede, a volte mette pressione alla squadra avversaria. Lo abbiamo fatto, secondo me, sia a Civitanova che a Monza, dove due volte sotto a zero, con le squadre che giravano abbastanza bene e giocavano bene, siamo riusciti a ribaltare la partita. Perché? Perché non abbiamo mollato neanche terzo set quando loro erano un punto o due sopra. Che di solito, quando succede questo, la partita finisce 3-0. Perugia è un gradino in più rispetto, con tutto il rispetto, di Civitanova e di Monza, che sono squadre molto forti, però Perugia ha giocatori ancora più forti. È tutto lì, è questione solo per me di matematica, di numeri e di analisi. Anche alla luce di quello che hai detto, Verona sta sempre più crescendo, le partite le gioca sempre meglio, un'attenzione sempre maggiore, non molla mai. Ecco, in prospettiva playoff, il 100 potrebbe essere proprio ai playoff il massimo che può esprimere Verona, può arrivare? Noi lavoriamo per questo, che dobbiamo essere al top nel playoff, questo di sicuro, solo che ieri parlavamo tra di noi, fra l'altro, Michael Jordan, gli sono serviti 8 anni per vincere
nel campionato di NBA. È ovvio che per tutta la volontà e il lavoro che ci mettiamo, i giocatori che sono tanto giovani e che non hanno il bagaglio tecnico o l'esperienza per come vincere queste partite, gli serve tempo. Non è che questi giocatori che adesso vediamo che sono forti, che sono, che ne so, Leal ad esempio, piuttosto che stesso Semenyoko o Plotnitsky, non è che sono venuti qua del primo anno iniziato di vincere. Plotnitsky ha fatto un percorso lungo a Monza, poi a Perugia, tanti anni di anche di giocatore di panchina, se volete, o uno che si alternava con gli altri per diventare adesso quello che è. Questi sono i processi e necessitano tempo. Quindi la risposta è sì, noi cercheremo di essere assolutamente pronti per la fase playoff e entrare con un'altra qualità di gioco rispetto a quella dell'inizio anno, perché il lavoro che stiamo facendo di lottare per ogni singolo punto, sì, questo lo confermo assolutamente, perché ogni giorno parliamo di queste cose, però non mi sentirei di dire che noi siamo arrivati al livello di Perugia, Trento oppure altri due o tre squadre, Piacenza, eccetera. Ultima domanda, prima della fine dell'anno ti avevo fatto appunto la domanda se la classifica, che non era quella attuale, ti faceva arrabbiare perché non eravate obiettivamente in una bella posizione. Adesso se guardi la classifica... Ma io non lo guardo neanche adesso, è uguale come prima. Non perché non mi interessa dove siamo, non è questo il motivo, è perché io pretendo degli atleti e di noi stessi che facciamo sempre il massimo. Io vado a casa tranquillo solo se so che abbiamo fatto il massimo della settimana, durante la partita, eccetera. Il campo alla fine dimostra e decide tutto. Adesso non faccio i calcoli se vinciamo questa o perdiamo l'altra, cosa succede, playoff, con chi possiamo giocare, perché come si è visto, l'esempio secondo me più forte era quello dell'anno scorso. Tante squadre facevano i calcoli come non incontrare Perugia i playoff. La prima squadra che li ha incontrati il primo playoff li ha battuti. Perché questo è bello del playoff anche. Grazie. Prego. Grazie coach, io ricordo che proseguono le vendite dei biglietti per la partita contro Piacenza di mercoledì 14 febbraio alle 20:30, i soliti canali, quindi ticketone.it oppure ricevitorie ticketone sul territorio o in sede Verona Volley, appunto dal lunedì al venerdì, in questo caso lunedì e martedì, e poi direttamente il giorno gara al palazzetto. E inoltre ricordo che nei giorni scorsi abbiamo aperto le iscrizioni per il VV Energia Bricks and Camp 2024, quindi sul nostro sito veronavolley.it trovate tutte le informazioni per iscrivervi e appunto partecipare al camp estivo. Grazie ancora coach, e quindi appuntamento a domenica al Pala Barton per Sirsusa Vim Perugia Rana Verona. Grazie. Grazie.